eroe del giorno si chiama Mauro Berruto. È un deputato del Partito Democratico. E in passato è stato il commissario tecnico della nazionale italiana maschile di pallavolo. Stavolta la schiacciata l'ha fatta lui. Ma la palla è finita contro la rete e gli è tornata addosso. Spieghiamo meglio. Berruto nella tarda mattinata di ieri ha pubblicato un tweet. Una foto in cui si vede l'emiciclo di Montecitorio deserto. L'intento era polemico, chiaramente, e il post spiega meglio le sue intenzioni. Discussione generale sul decreto Cutro. Il decreto, crudeltà, contro l'immigrazione. Il Consiglio dei Ministri ha lavorato il 1 maggio, con tanto di spot di Giorgia Meloni. Evidentemente oggi i deputati della maggioranza riposano, lo Stakhanov di sinistra che accusa i colleghi fancazzisti di destra. Un classic one, però c'è un problema. Berruto, scattando la foto con il suo telefonino, ha usato la modalità grandangolo. Così si vede che i banchi della maggioranza non sono gli unici a essere vuoti. Anche i suoi colleghi del PD latitano. Quelli dei 5 Stelle, di Alleanza Verdi Sinistra. Tutti, insomma, non c'è nessuno. Nella foto compaiono solo due persone, il sottosegretario Molteni, in rappresentanza del governo, e il relatore del provvedimento. Scandalo a palazzo? Anche no, Berruto è un grande protagonista dello sport, ma a Montecitorio è un parvenu. Non deve ancora aver appreso bene i meccanismi dei lavori parlamentari. La sua foto scandalo è delle ore 13 o giù di lì. In quella fascia oraria si riuniscono le commissioni permanenti e ieri ce ne erano 9 convocate. Quindi i deputati, non avendo obbligo di permanenza in aula, durante le discussioni generali non sono previste votazioni, possono sganciarsi continuando a fare altrove il proprio lavoro. In più, in contemporanea, c'era anche il funerale del senatore Andrea Augello. E tanti parlamentari hanno deciso di rendergli un ultimo omaggio. Nel pomeriggio, poi, l'affluenza è stata regolare, tanto che, all'unica votazione del giorno, erano presenti in 298. Il dettaglio della foto non sfugge al popolo di Twitter. In tanti domandano a Berruto come mai anche i banchi dell'opposizione siano vuoti. E qualche collega gli risponde pure. Veramente con molti deputati siamo in audizione in commissione. Replica Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia. Non ti hanno detto che si possono fare contemporaneamente? Altro fotogramma. Berruto che interviene in discussione generale sul decreto Cutro.
Intorno a lui solo due deputati. Nelle file sovrastanti e sottostanti il deserto. Niente di male. Regolamento della Camera alla mano. Scandalo, secondo il metro dell'onorevole pallavolista. Ma ieri di immigrazione si è parlato anche a Palazzo Chigi, dove Giorgia Meloni ha ricevuto il cancelliere della Repubblica d'Austria, Karl Nehammer. Con l'Austria è essenziale una collaborazione assidua. Si è creato un feeling del quale sono molto contenta, ha dichiarato la Premier. Soffriamo ambedue la forte pressione migratoria e intendiamo collaborare di più. Insieme abbiamo chiesto un cambio di paradigma a difesa dei confini esterni. Concetti ribaditi anche da Nehammer. Tutte le rotte e i confini esterni devono essere difesi. Stiamo collaborando e collaboreremo ancora di più nelle prossime settimane. Secondo il cancelliere austriaco, l'Italia non può essere sotto scacco. E bisogna guardare a procedimenti analoghi a quelli della Danimarca. Il modello danese? Quello della sinistra socialista e verde che spedisce i migranti illegali, ma anche i richiedenti asilo, in Ruanda.